Via, 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 così con entusiasmo. Entusiasmo è una parola, pensa tu, che esiste nella filosofia fin dai tempi di Platone. Quella volta voleva dire essere pervasi dall'essenza divina. En theos usia smos. Ma poi, col passare dei secoli, ha cambiato significato e oggi indica quel sentimento di felicità ed esaltazione che deriva dall'abbracciare un certo ideale o svolgere una certa attività. Ma anche se ha cambiato significato, la filosofia ha continuato a occuparsi di entusiasmo con entusiasmo. Ad esempio, Karl Jaspers, che era un tedesco, quindi si dice Jaspers, guai se mi dici Jaspers, dedica un bel capitolone del suo libro Psicologia delle visioni del mondo proprio all'entusiasmo. Tra tutte le cose che ci racconta, ce n'è due o tre che ci interessano oggi. E dopo scopriremo perché l'entusiasmo è uniforme, cioè esiste un'infinita varietà di espressioni dell'entusiasmo. Infatti possiamo avere diversi atteggiamenti entusiasti. Ad esempio, lavorare con entusiasmo, leggere con entusiasmo, farci una bella pedalata con entusiasmo, insomma, robe così. Ma nonostante questa varietà, la natura dell'entusiasmo è la stessa in tutti i casi. Secondo Jaspers, l'atteggiamento entusiasta è qualcosa che è agitato nel suo profondo. Quando siamo entusiasti, non ci teniamo, ma allo stesso tempo è fermo, cioè è puntato sul proprio oggetto di interesse. E questo è vero sia nell'amore, sia nell'odio, sia nell'attaccamento a qualcuno o a qualcosa, sia nell'avversione e così via. L'oggetto dell'entusiasmo è dato in un modo specifico. Visto che l'entusiasmo è l'agitazione ferma che abbiamo appena detto, l'atteggiamento entusiasta è un movimento verso il suo oggetto. E anche se questo oggetto può essere di fatto qualsiasi cosa, possiamo provare entusiasmo per un'infinità di prodotti, attività, ideali e così via. Il modo in cui l'oggetto si presenta all'entusiasmo è sempre lo stesso, ovvero, dice Jaspers, illuminato da un raggio di luce dall'assoluto e a esso collegato, che è come dire che il nostro oggetto dell'entusiasmo è qualcosa che per noi sta su un altro livello di realtà, superiore a tutto il resto. E tuttavia l'entusiasmo non è mai campato per aria, ma ha bisogno di essere ben ancorato nella realtà concreta, perché è lì che può davvero esistere. Cioè, secondo Jaspers, non possiamo essere entusiasti di qualcosa di irreale. Al massimo, per quello, possiamo essere nichilisti. Nichilisti, ma non entusiasti. Io non sono nichilista, ussa via nichilismo, ma proprio entusiasta di questo libro Super Fandom, Super Mondo dei Fan, sottotitolo How Our Obsessions Are Changing What We By and Who We Are, di Aaron Glaser e sua moglie Zoe, che ci racconta bene bene il fenomeno dei fan, cioè di quelli che sono entusiasti per un prodotto, un servizio, un attore, un cantante, una squadra di calcio e così via. E allora adesso cerchiamo di capire assieme che cos'è questo fenomeno dei fan e iniziamo dalle cose belle. Primo punto, il mondo dei fan, il fandom, non descrive cosa uno è, ma cosa uno fa. Cioè il valore di essere fan sta nel fare cose assieme agli altri, partecipare alla stessa esperienza. Ed è qui che sta la distinzione fondamentale tra un cliente e un fan. Un cliente ti dà dei soldi per il tuo prodotto, un fan ti dà prima di tutto la sua energia e il suo tempo. Poi è chiaro che compra anche il prodotto, ma la chiave del suo impegno sono energia e tempo. Quindi come si fa a creare una base di fan? Bisogna ispirare i clienti di modo da farli partecipare a delle attività che non necessariamente devono avere come scopo la vendita del prodotto, ma l'identificazione del fan con un gruppo di persone che condividono lo stesso oggetto dell'entusiasmo, come lo chiamerebbe Jaspers. Cosa che ci porta al punto 2. Avere successo nella creazione di una base di tuoi fan richiede una massa critica di persone che condividono la stessa passione per il tuo prodotto e hanno accesso a una piattaforma dove possono esprimere questa loro passione. In altri termini, se i fan sono pochi, dove pochi è in ogni caso un concetto relativo, perché quello che è poco per la tua azienda potrebbe essere tanto per la mia. Restano fan per poco. Prendi un fan di un prodotto in mezzo a tanta altra gente che non è fan, non dura mica a lungo. Diciamolo più facile, dai. Un fan che non può fare il fan con altri fan è come un fan tasma. Adesso lo vedi, ma ci mette un secondo a scomparire. E questo ci fa capire che il fenomeno dei fan si nutre di se stesso. Cioè i fan parlano e riparlano e riparlano di quanto è bello, bravo, buono, super il prodotto di cui sono fan, e questo continuo riparlarsi consolida e incrementa la comunità dei fan.
Ciò fa in modo che si attestino degli elementi culturali di riconoscimento reciproco. Stemmi, loghi, modi di salutarsi, modi di vestire e così via. Questi elementi distinguono i fan dalla comunità mainstream, quella che aderisce agli stereotipi sociali di massa, e li caratterizzano come, a tutti gli effetti, una subcultura, o se preferisci, una cultura parallela. Se però da un lato si allontanano dagli stereotipi diffusi in cerca di elementi di differenziazione, dall'altro lato essere fan richiede di abbracciare altri stereotipi che sono quelli che determinano l'elemento di identificazione dei fan tra loro. Scappano da degli stereotipi per finire dritti dritti dentro altri. L'entusiasmo che un fan prova a essere fan e a far parte della comunità dei fan ci dice un'altra cosa importante, ovvero che se vuoi avere un rapporto proficuo con i tuoi fan e sostenerli così come loro di fatto sostengono te, la moneta di scambio non sono i soldi, ma il riconoscimento. Se ci pensi, essere fan significa amare più o meno incondizionatamente un certo prodotto. E siccome l'amore non si compra, ma si ricambia, il modo giusto per ripagare i tuoi fan non è, che ne so, stipendiare o dare premi in denaro a quelli tra loro che sono i più attivi, ma offrire loro fiducia e visibilità. Perché in fondo è questo che vogliono. Vogliono che tu noti e che faccia notare agli altri che loro ti sostengono. È così che la comunità dei tuoi fan continuerà di fatto a fare per te un'attività di cosiddetto branding esterno a tutti gli effetti. Ecco, fin qui le cose belle. E quelle brutte? Quelle brutte dipendono da te. Perché se hai dei fan, devi subito renderti conto che, come si diceva, non sono dei clienti. E quindi non ragionano come un cliente. E questo significa che se sbagli con un cliente, lui semplicemente non comprerà più il tuo prodotto. Ma se sbagli con un fan, diventa una cosa personale. E un fan ha il potere di metterti in difficoltà perché è motivato dal suo entusiasmo, ha tempo da dedicarti, se ti ricordi, lo dicevamo prima, e soprattutto ha una rete sociale d'appoggio, il fandom. E se un cliente lo conquisti con il marketing, il fan lo conquisti facendogli capire che lo capisci. Cioè usare le strategie di marketing con i fan può essere molto controproducente. Perché il marketing ti serve a convincere qualcuno a comprare il tuo prodotto, ma il fan non lo devi convincere di niente. È già super convinto di suo ed è proprio questo che potrebbe infastidirlo. Perché se usi il marketing con un fan, è come se tu gli dicessi che non hai capito che lui è un tuo fan. Delusione d'amore enorme. Hai voglia a mazzi di rose rosse poi? Un fan è sostanzialmente un conservatore. Su di lui l'innovazione non ha molto effetto e anzi spesso lo indispone. I fan hanno un legame speciale con i loro oggetti dell'entusiasmo e possono essere pronti a combattere contro qualsiasi cosa che alteri il significato di questo legame. Se sono un fan del tuo chinotto, il che significa che leggo al chinotto una parte della mia vita personale e tu, chinottificio, domani mi cambi il sapore del chinotto, è come se mi tradissi personalmente. Altra delusione d'amore enorme. Rose rosse su rose rosse. La fortuna dei fiorai. E cosa si fa quando i fan si rivoltano? Super Fandom ci dà un paio di dritte. Quelli che si lamentano più ad alta voce sono anche quelli che bisogna ignorare. Così si evita che la protesta dilaghi più velocemente. Un fenomeno sociale che salta fuori dagli studi dei nostri amici psicologi è che è più facile unirsi al coro di disappunto piuttosto che rischiare la nostra reputazione sostenendo un prodotto nuovo o un'idea non ancora dimostrata. Per questo una protesta di fan deve essere contrastata istantaneamente. Per evitare che i più, diciamo così, appassionati portino anche gli altri dalla loro parte. La soluzione però non è semplicemente cedere alle richieste dei fan che protestano, ma controllare le proteste e tenersi dritti sui propri obiettivi aziendali. Immaginiamo che il chinottificio domani cambi la ricetta del chinotto e quindi il sapore finale. Insurrezione dei fan, Facebook e Twitter invasi dai commenti negativi, disappunto, frustrazione, brutte robe, insomma così. Cosa fai? Se scegli di tornare indietro alla ricetta di prima, fai senz'altro contenti i fan, che dopo 2 settimane però si sono già dimenticati della cosa. E in più gli fai percepire che hanno in mano un potere che non dovrebbero avere, ossia interferire con le tue decisioni imprenditoriali. Perché tu quella ricetta potevi ben cambiarla per esigenze di mercato, mica perché ti girava il pallino. Risultato? Tu hai i tuoi fan contenti, ma ti ritrovi con una ricetta che non tira bene sulla domanda, cioè perdi utili. E allora? Il consiglio che ci danno Aaron Glaser e sua moglie è di umanizzare la situazione, cioè ricordare ai fan che comprendiamo le loro ragioni, ma che ci sono sempre persone vere coinvolte nel processo, e spiegare perché dobbiamo fare certe scelte. Ok, detta così suona un po' naive, ma se lo fai bene, Glaser e moglie assicurano che funziona. Nella maggior parte dei casi. Dipende poi sempre dai fan che ti
sei tirato dietro. Tuttavia, se lo fai male, rischi di fare peggio. E nel libro ci sono diversi esempi che puoi leggere per evitare di fare peggio. Insomma, per concludere, bella sta roba di avere i fan, ma può essere un'arma a doppio taglio. Perché, come ricorda Jaspers, l'atteggiamento entusiasta è un'agitazione ferma che è vera nell'attaccamento, ma anche nell'avversione. E se, come si dice, il cliente ha sempre ragione, proprio per il suo entusiasmo irrazionale, il fan no. Bene, 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 finiamo qui per oggi, dai. Se però tu vuoi saperne di più e leggere tutti i casi studio e gli aneddoti, come l'errore gravissimo che la Nutella ha fatto in America con i suoi fan, ti metto qui sotto in descrizione il link al libro e, super fandom amico K, fai un like a questo video e iscriviti al mio canale, che è bello essere super fan dell'amico K. Insomma, se io non fossi già l'amico K, sarei anch'io un fan di me stesso. No comment.